Ciao bellini, benvenuti o bentornati sul mio canale. Mi vedete appunto con lo stesso outfit del video precedente perché oggi avevo tempo e sono andata a registrare un po' di video dedicati alla nostra lavorazione della maglia. Oggi video conclusivo, andiamo proprio a vedere come chiudere un lavoro a maglia. Sono giunta finalmente con tutti i tutorial a mostrarvi come realizzare questa mattonella in maglia rasata. E che se avete perso, ovviamente vi lascio a termine del video nelle schede finali e che trovate all'interno della playlist Ferri e Maglia, ovviamente. Oggi insieme andremo a vedere appunto come chiudere questa mattonella lavorata a maglia diritta e a termine del video vi racconterò anche come andrò a concludere la mia coperta. Quindi state molto attente e se volete vedere questa parte del video, ovviamente continuate a seguire tutto questo video perché ne parleremo proprio a fine video. Nel video di oggi ci sarà anche una novità, voglio fare una doppia inquadratura, quindi mi continuerete a vedere qui e qui oppure da qualche parte vedrete anche le mie mani che lavorano nella nostra postazione tutorial. Spero che questo genere di video fatto in questo modo vi piaccia, fatemelo sapere così nel caso i prossimi tutorial, se diventano più chiari, li realizzo in questo modo. Ma come sempre, prima di lasciarvi al video tutorial, vi ricordo di iscrivervi al mio canale per sostenerlo e di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video e video tutorial. Eccoci qua con i nostri ferri, il nostro lavoro finito. E il nostro gomitolo. Come prima cosa, la cosa fondamentale da ricordarsi è quella sempre di andare a chiudere la lavorazione su quello che è il retro del nostro lavoro. E quindi ci dobbiamo trovare con la lavorazione, come in questo caso. Voi vedete la lavorazione, io vedo invece il retro del lavoro. In questo modo andremo quindi a lavorare da questa parte dove vediamo i pallini, in questo caso con la maglia rasata e come vedete meglio anche dall'inquadratura che ho realizzato apposta. E questa sarà la parte effettivamente davanti che comporrà la nostra coperta in questo caso ed è la parte con la lavorazione appunto rasata. Noi andremo a lavorare da questo lato, dalla parte dove la lavorazione è al rovescio e la teniamo verso di noi. Come bisogna procedere? In modo molto semplice, ovviamente. Dovete aver visto i precedenti tutorial per comprendere questa piccola spiegazione della chiusura, ma è realmente molto più semplice di quello che pensate. Vado a lavorare tutti i punti in questo caso e lavoro il primo, maglia diritta, il secondo, maglia diritta. Ora vado con il ferro dove ho i punti e prendo il punto numero 1 e vado a portarlo sopra il punto numero 2 e fuori dal ferro. E quindi in questo modo ci troveremo con solo ed esclusivamente il punto numero 2 sul ferro. L'altro ovviamente non è stato portato giù a caso, ma è stato portato giù in modo da rimanere incatenato sopra e andare a realizzare una bellissima catenella che ora vedremo insieme. Andiamo a prendere un altro punto, lo lavoro diritto e porto il punto che c'era rimasto prima sopra questo che abbiamo appena lavorato e ci troviamo ancora con un punto, dobbiamo trovarci sempre con un punto e con la lavorazione a catenella che inizia a uscirci fuori qui nella chiusura e dobbiamo proprio vederlo. Continuo lavorando appunto un punto diritto, il punto precedente lo porto sopra al nuovo punto e sotto al ferro. In questo modo creo, come dicevo, la graziosa catenella e vado avanti così per tutto il perimetro del quadrato, del nostro quadrato in questo caso, ma questo tipo di lavoro lo potete utilizzare, come vi dicevo, per ogni tipo di lavorazione. Insomma, è molto semplice utilizzarlo anche lavorando i punti al rovescio, ma in questo caso io lo sto facendo con una lavorazione diritta, tanto non cambia molto, otteniamo sempre una catenella alla fine. Ovviamente, come vi dicevo, è fondamentale saper chiudere un lavoro perché senza saper chiudere un lavoro non possiamo terminare una lavorazione a maglia. E quindi niente, come vi dicevo,
Ricordatevi, abbiamo due punti, portiamo quello lavorato precedentemente sopra quello appena lavorato e sotto al ferro. Molto semplice. Spero che questo tutorial sia chiaro e grazie anche alle immagini che ho registrato. Spero che le immagini che ho registrato con la seconda ripresa vi rendano tutto chiaro, ovviamente, e che non si perda nessun passaggio. Comunque resta il fatto che ormai io sono arrivata procedendo così, portando il punto lavorato dritto sul ferro e il punto lavorato precedentemente sopra il punto lavorato diritto e sotto al ferro. Mancano gli ultimi due punti e io ho finito. Come vedete è davvero molto molto rapido. Lavoro due punti diritti e ogni due punti uno lo porto sopra l'altro. È molto molto facile. E ci troviamo con l'ultimo punto sopra il nostro ferro. Ed ecco come siamo andati insieme velocemente a realizzare la chiusura. Ora forbice alla mano e vado a tagliare il filo. Ora porto il filo all'interno dell'ultimo punto. E semplicemente tiro e chiudo. Ecco che abbiamo realizzato la nostra catenella, ovviamente sul rovescio. Guardate com'è carina. E questo ci permette di avere una lavorazione finita e rifinita in modo molto grazioso. Questa è la lavorazione tipica che conosco io. Per andare a chiudere un lavoro, ovviamente, come vi dicevo, i punti, oltre ad essere lavorati diritti, volendo, possono essere anche lavorati al rovescio, ma io mi trovo molto comoda a lavorare anche con i punti diritti, insomma non trovo che ci sia differenza, tanto comunque si va sempre a creare una catenella e rimane comunque sul rovescio del lavoro, non mi interessa in modo abbastanza importante. Comunque sappiate che, come vi dicevo, si possono lavorare sia diritti che al rovescio e portando sempre il primo punto lavorato sopra il secondo punto che abbiamo lavorato. E via così, correndo per tutto il perimetro del lavoro. Spero di essere stata chiara con questo tutorial, spero di avervi fatto capire tutto al meglio, nel caso appunto scrivetemelo qui sotto nei commenti, io vi rispondo come sempre. Saremo arrivati alla termine del video, ma come vi ho promesso prima, oggi andremo insieme a vedere anche il resto del lavoro. E quindi voglio mostrarvi cosa vado a realizzare con queste mattonelle quadrate, appunto. Allora, vado a prendere altre mattonelle quadrate così vi faccio capire. Eccole qua. Queste sono tutte mattonelle quadrate, come vedete, di colori diversi. Abbiamo il beige, il marrone e il color cammello. Semplicemente, in questo caso io sono andata a cucirle in maniera verticale, ecco. Quindi ho cucito in questo modo, in maniera verticale, prendendo ogni singolo punto con ogni singolo punto, in questo modo vedete si aprono insieme, hanno lo stesso tipo di morbidità, diciamo. Questo per tutti i colori. Andando a realizzare una striscia verticale, ma di strisce verticali ne ho questa, insomma non so aprirle tutte, ma ne ho tante altre, in totale ne sono andata a realizzare 7. 7 da 8 quadrati. Questo perché mi sono creata un disegno che spero comprendiate bene da qui, in cui sono andata a posizionare i quadrati per realizzare una trama sulla mia coperta. I quadri bianchi rappresentano il color panna, quelli rosa rappresentano invece il cammello e quelli invece di colore rosso rappresentano il marrone. Purtroppo non avevo i colori giusti per andare a rappresentare al meglio la coperta. Comunque, come vedete, è composta da 7 quadrati che sono alla base del letto, diciamo, e questi invece sono 8 quadrati che sono sul perimetro, che invece vanno verso l'altezza del letto, insomma, che vanno dai piedi verso il cuscino. Questa sarà la trama che sono andata a realizzare io e per realizzarla ho creato 12 scacchi beige, 20 scacchi invece color cammello e 24 scacchi color marrone scuro. Per
per comporre in tutto una coperta di 56 scacchi. Tutto ciò è molto semplice, appunto, e ho deciso di non portarvi questo genere di tutorial in quanto io sono autodidatta, come vi ho detto già tantissime volte, e sulla chiusura delle coperte non sono veramente ferrata. Dal momento in cui lo sarò, penso che vi porterò magari ulteriori tutorial, perché oltre alla lavorazione che ho scelto io, cioè di metterla seguendo la lavorazione della maglia, c'è anche la possibilità di metterla al contrario, oppure di fare una lavorata in maglia rasata, una lavorata in maglia legaccio, una lavorata in maglia, non lo so, tutte lavorate in maglie diverse per ottenere diverse lavorazioni, collane diverse, insomma, collaborazioni diverse e tutto ciò è possibile perché io, come voi, seguo tanti tutorial e so che queste cose le fanno altre ragazze, quindi non vi mostrerò come chiudo la mia coperta in quanto uno, sono già arrivata a un buon punto, cioè ne ho realizzati 7, manca l'ultimo appunto perché dovevo mostrarvi il quadrato che siamo andati a chiudere oggi. E poi nulla, io ho finito, devo semplicemente chiudere poi i punti in questo modo. Andrò a chiudere anche lateralmente la coperta e tutta insieme poi sarà ovviamente grande. Ora in questo momento è tutta molto arricciata perché era tutta ripiegata e una volta invece che l'avrò fatta e finita la metterò bella stesa e prenderà bene la forma perché per il momento i quadrati sono un po' sformati dal cassetto, dallo star dentro un po' a fare loro. Comunque voi sapete la forma qual è di questo lavoro che stiamo andando insieme a fare e che siamo andati ufficialmente a terminare nel video di oggi. Presto vi aggiornerò per tutti quelli che sono i nuovi lavori in un nuovo video appunto dedicato agli aggiornamenti, i nuovi acquisti di lana e quant'altro. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un bel pollicino in su e come sempre io vi ricordo di iscrivervi al mio canale per sostenerlo e di attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Bellini, vi mando un mega bacione, noi come sempre ci vediamo ogni martedì, ogni venerdì, sempre alle 15 qui sul canale. Ciao!